Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Quest'oggi è il vlog della gara, la mia prima gara a San Giuseppe. Oggi è 28 aprile e domenica. Sono molto felice di fare questa gara. Gareggerò con Igno, che è uno dei cavalli della scuola. L'avete visto sicuramente nello scorso vlog. Ve lo lascio il link in descrizione se ce la faccio a mettere, perché io i link in descrizione non li ho messi mai. Spero che la gara vada bene, che farò una buona prova, anche se faccio una penalità non importa perché ci può stare, perché comunque io non ho mai fatto una gara a San Giuseppe e comunque la mia prima gara con Indio, quindi ci sta tutto. E niente. La cosa che vi devo dire è che oggi non sono manco tanto in ansia, non lo so perché, è la prima gara che non sono in ansia. Stranamente io quando devo andare in gara sono molto in ansia. Comunque, adesso vi faccio vedere il mio outfit. Allora ragazzi, l'outfit per oggi sarà... Allora, ho indosso una felpa normalissima, che poi al suo posto metterò la giacca, quella normale, quella nera che avete visto della Daslo, che poi in un video ve la farò vedere meglio. Poi c'ho sotto la maglietta bianca dell'equestro. Scritto sul colletto, vedete, equestro. Poi ho i pantaloni beige normali, quelli che avete sempre visto, che poi sostituirò con i pantaloni bianchi e poi metterò inoltre anche la cinta nera. Poi ho i calzini normali e le Adidas normali. E niente. Poi vabbè, porto la treccia. Un po' mezzo disfatta, però vabbè, tanto me lo metterò sotto il cap per cui non si vedrà. E niente, a dopo! Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere cosa porterò in gara. Porterò il sottosella bianco, quello che ho messo anche a Ginevra il secondo giorno di gara, ovvero il 23 marzo. Poi porto anche la cuffietta, questa qui bellissima, abbinata con il bordo dorato. Ma non ve la caccio perché sta dentro la busta. E poi porterò questa giacca, la mia bellissima giacca che ho usato solo una volta, anzi tre, della Daslo. Lo so che non si vede, però vabbè, è della Daslo se vedete scritto. Eccola qua, Daslo. Questo è tutto ciò che porterò. Poi vabbè, a parte gli stivali che stanno fuori. Poi vabbè, il resto invece già, sta già tutto nell'armadietto e poi in un video vi farò vedere anche il mio armadietto e niente. A dopo! Uno, due, tre, e bello cavallo! Bello Lucrezia, poi ci sta Indio e China, che è Rugantino, che sta facendo la doccia. Noi l'abbiamo già fatta. Ecco. Io pure lo devo fare. Io sto mangiando gli arrosticini, ragazzi. Lei mangia, mangia lei, mangia. Mangia. Bella vita, eh? È bella vita, eh? Bella. Allora, ragazzi, adesso nella prossima clip che vedrete, ovvero il... come si chiama? Ecco, il video della gara, c'è una piccola sorpresa. Ovviamente io non vi svelo nulla perché voglio aumentare la suspense. Sì, lo so, sono molto cattiva in questo. Comunque adesso vedrete la mia gara. Ciao! I'm not afraid to die.
Ciao ragazzi, allora sono tornata a casa da un po', come vedete sono in pigiama, sono, devo dire, stanca, tipo quando mi sto facendo la doccia mi facevano male le gambe, non mi potevo reggere per quando stavo stanca. È stata una bellissima giornata, questo lo devo dire assolutissimamente, è andata molto molto bene. Come avete visto non ho montato India, ho montato China. Allora, mo vi spiego il perché non ho montato indio. Ieri, ovvero il 27 aprile, siamo andati a San Giuseppe, io ho montato China, perché ovviamente ho montato quasi sempre indio, per cui il mio istruttore mi ha fatto montare China. Normale, ok. Siamo andati a San Giuseppe e hanno allestito il percorso per oggi, appunto. Comunque, come avrete notato, che i salti non erano tantissimi, erano soltanto 5, non erano molti, quindi il percorso era abbastanza facile. E la prima volta che avevo già imparato il percorso prima che il mio istruttore me lo dicesse, perché ce lo dicesse, perché comunque c'erano già tutti i numeri, tutto a posto, quindi ok. Quindi ci riscaldiamo, facciamo galoppo, tutto, e proviamo alcuni salti. Allora, era tutto normale fino a quando abbiamo provato il 2, ma quando abbiamo provato il 3 c'è stato un grande problema, perché come avrete notato il numero 3 è in discesa ed è anche molto stretto, è un fronte un verticale strettissimo in discesa. Io sono andata al galoppo con China normale ieri e questa qua mi scarta a destra, lo rifaccio, ci riprovo, mi scarto un'altra volta, lo rifaccio e mi scarta per la terza volta. Allora io ho detto perché. Alla fine ci riprovo, la sposto a sinistra e rimango con le spalle indietro e me lo fa. Ok, proviamo anche il numero 4 e il numero 5. Il numero 4 mi ha dato un problema, mi ha riscattato solo una volta, tutto a posto. Ok. Ok, quindi vabbè, poi torniamo, la distella normale, tutto. Ok, benissimo. Oggi invece il mio istruttore mi dice che devo montare China. Io dico, rimango con gli occhi sbarrati proprio, sì, proprio sbarrati. Se c'è rumore la lavatrice, penso. Vabbè, monto China, normale. All'inizio io ero tranquilla, come ho detto stamattina, non ero in ansia e tutto. A un certo punto però l'ansia mi sale perché comunque sapevo che China, siccome mi aveva rifiutato il numero 3 ieri, allora ho detto qua facciamo il casino, e quindi me la stavo facendo quasi addosso per la paura, ve lo giuro, anche se non sembra, perché stavo abbastanza tranquilla, come avrete notato dalla clip della gara. Vabbè, quindi io guardo un po' le 40 delle mie amiche, poi c'è la 70 perché la 60 non c'era. Faccio, vabbè, io ero la terza su 4, la terza a partire. Quindi entriamo, mi piego nel punto giusto e faccio. E China mi parte subito al galoppo giusto, per fortuna, perché China a volte, se sei tipo a sinistra ti parte al galoppo destro, se sei a destra se ti parte al galoppo sinistro, un casino con la cavalla. Comunque alla fine l'ho messa subito al galoppo giusto, subito, senza esclusione di colpi. Mi facciamo tutto il campo. Tipo quando sono alla metà del primo lato corto, mi suona la campana, giriamo, facciamo tutto il giro e arriviamo al numero 1. Numero 1, ok, va benissimo, un po' mi piego. Noterete che io mi piego poco durante i salti, mentre prima mi piegavo molto molto di più. China continua, però era abbastanza molto veloce, lei a un certo punto diventa veloce. Numero 2. Mi fa un saltone, che momenti casco per terra, sto scherzando, ok, no, comunque mi salta grosso, mi salta momenti di più, e io per molto non mi riesco a mantenere. Numero 3, il numero 3 io ragazzi, dalla prima volta che l'ho visto, lo odio ancora adesso che, ok, giriamo e ho detto, China dobbiamo andare a sinistra, ti prego, io mantengo le spalle indietro, stavo per spostarsi a destra come abbiamo fatto ieri, tiro la redina sinistra e mi centro e salto. E va bene, fantastico. Continuiamo, giriamo dietro al numero 1. Andiamo verso il numero 4, che lì ho visto la morte, perché comunque
Stavo per andare dritto, ho detto no, China, dobbiamo andare di qua verso il largo, che era il numero 4, che quella mi ha dato anche problemi, ma fortunatamente riesco a raddrizzarla e lo centro pure, ragazzi, cioè, wow. Poi facciamo il rettilineo finale per il numero 5, fantastica. Io infatti poi avete notato che tipo ho detto sì, e ho dato 50 pacche, ma fortissime, mi sono aggrappata a questa cosa, un momento piangevo per la felicità. E adesso vi faccio vedere cosa ho ricevuto. Ok, raga, dal salotto ci siamo spostati in camera mia perché non volevo riscendere. Comunque questa è la medaglia che ho vinto. Siamo fatto prima ex aequo con un'altra ragazza. Allora, questa qua, non so se si vede. Allora, ora vi dico cosa c'è scritto perché questo telefono mette a fuoco come al solito. Allora, c'è scritto. Secondo concorso ippico San Giuseppe Corropoli, 28 aprile 2019. Questa qua che è tipo bellissima. E l'ho messa qua, in uno spazietto proprio a parte. Come vedete ci sono i colori dell'Italia e appunto è tutto d'oro. Ed è bellissima, io adoro. Io quando... Wow! Sono molto felice di come è andato questo concorso. Spero di farne altri uguali a questo. E comunque, ragazzi, mi sono anche un po' sorpresa. Perché comunque ho detto... Cioè, la mia seconda 70 in gara arriva la seconda volta prima. Perché contate che il concorso scorso, quando ho fatto con Ginevra la 70, il terzo giorno, ho detto, vabbè, qua faccio il casino. No, faccio netto. Anche io questa volta ero convinta di fare la 70, perché comunque, ragazzi, l'80 è troppo per me, quindi no. Quindi ci pensavo che facevo la 70. E quindi sono... Cioè, non è sta così, proprio sterrefatta, perché ho detto, cioè, qua, la mia seconda 70 in gara arrivo prima. Cioè, la 60, invece, la mia seconda 60, la mia prima 60 in gara, butto giù l'ostacolo, ok. Vabbè, comunque, tralasciamo il passato, andiamo avanti. Comunque, questa gara è andata benissimo. Spero che ce ne siano altre uguali a questa. E niente, scusate se mi sono dilungata, però c'erano queste cose che vi volevo dire. E niente, ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!